1, 2, 3, 4. Allora, devo sincronizzare perché se uso quella devo usare l'audio di questo, perché l'audio di quella fa cagare il cazzo. Il tuo sgabello è più alto. No, c'è soltanto l'imbottitura. Via un po' più da qua. No, ho soltanto l'imbottitura. Mi sposto. Allora, no, devo tagliare questa parte. A parte, facciamo vedere. Infatti, a parte se è bianco perché guarda. Ehi, non è una buona idea. No. Pessima idea, signore. No. No, perché era accesa? No, l'avevo accesa io. Ma se era accesa nel frattempo detto no? Sì. Non me ne sono accorto. Vabbè, facciamo questa fottuta intro. Ci mettiamo in questa stessa posizione? Eh? Ci mettiamo nella stessa posizione? Ah, sì, quando sarai in ordine. Quindi quando sarà finito, aspetta. Tu devi stare zitto, sei un ospite. Gli ospiti non parlano. C'è sto video dopo. Vabbè. Benvenuti a tutti ragazzi. Occhio. Loro non avranno capito perché ho detto così. Ha detto occhio perché sto con Sony Vegas aperto. E per simboleggiare praticamente gli effetti c'è un occhio. Benvenuti a tutti ragazzi, noi siamo Magix Real. Oggi ragazzi, come al siamo qui tornati in un nuovo video. Non so dove guardare, se sopra o sotto. Io sto facendo tutte e due. Io pure. E oggi siamo qui ragazzi, dopo il video di ieri dove abbiamo presentato un po' di cose, abbiamo fatto un riassunto. Per presentare... Sto più fregno così. Per presentare... Per presentare finalmente il nostro mazzo di carte. Mazzo. Un magico. Shit. Allora, tralasciando la scatolina, adesso vi facciamo vedere un attimo i dettagli. Vedi che è decentrato questo video, mi dà fastidio. Tanto poi taglio là. Cioè, così viene un quadrato. Là, qua. E viene un quadrato, fratello. No. Che palle che sei. Quello però non è decentrato. Per se caso quello è già un quadrato. Questo mazzo l'abbiamo fatto tramite il sito zazzor.com, che ringraziamo in parte. Aspetta, ma è andato fuori fuoco? No. Che ringraziamo appunto in parte e poi vi spiegheremo anche il perché. Zazzor.com, questo sito l'ho trovato tramite il sito dell'USPGC, che c'era appunto la sezione Create Your Own Deck, cioè crea il tuo personale mazzo. Cliccando sopra ti portava direttamente alla schermata di zazzor.com. Nel video di dopodomani vi spiegheremo appunto come funziona Zazzor.com, vi spiegheremo soltanto le dinamiche, tra virgolette, quanto ci hanno messo a spedirle, farle. A farle e come sono di qualità. Problemi? Non so perché. Sono uguali. Non mi sono meglio. Sono uguali. Mi sono più meglio, ok? Meglio assai. Iniziamo appunto dalla scatolina, togliendo appunto il mazzo. Vi arriverà, dopo vi spiegherò come funziona, più particolare, una scatolina Basical, non per l'aletta e non per il gioco, quindi non è standard. Dietro probabilmente ci sarà una carta pubblicitaria che dirà deck 1 di 1 del mazzo, vi farà vedere il dorso che avete messo, e mettendo il dorso dopo vi farà vedere come qua appunto si vedrà il dorso della carta. È una scatolina che a noi fa cagare, Matteo gliel'ha pure rotta il cane. E quindi Matteo si adopererà per farne una nostra, ma niente di che. Aspetta, dov'era che c'era scritto standard size? No, c'era scritto personalizzi. Sull'asso. Beh, visto sull'asso. Sì, pure sul jolly. No. Eccolo là. Sull'asso di picche troverete questa cosa scritta. Sì, diciamo che... Perché c'è tutte e due. Sotto pure. Personalizzi. Sotto la scritta basica, la cosa che ci dà più bene. Diciamo che le carte di faccia, sono strane, devo dire. Sì. Sembrano tipo scolorite. Cioè, guardate per esempio il Jack di cuori. Aspetta, sto facendo delle torte. Guardate per esempio il Jack di cuori. Dalla fotocamera non sembra... Lo vedrà anche sopra. Dalla fotocamera non sembra, ma è abbastanza scolorito. Hai visto il dorso? Pensavo così.
un po'. Vabbè, tanto dobbiamo far vedere. Sì, però un karma. Io ho fatto tutto questo. Tanto dobbiamo far vedere. gli assi mi sembrano strani, le a me, però forse sono io, non lo so. Che c'hanno di strano? Mi sembrano troppo squadrati, non ricordo più di quelli del basico. Pure i 9, guarda. Non c'è un basico, vero, qua. Sì. Gli hanno fatti un po' la cazzo di cane. Sì, diciamo che appunto da questa personalità te l'hanno usufruito del fatto che forse noi non siamo dei veri mai. Perché alla fine non è come per esempio la fa... così. Non è per esempio come l'ha fatta Jack, perché là è un'altra cosa, ha fatto appunto la specie C, dove però può farne minimo 500 o 1000, non mi ricordo, e costa una fracca dei soldi. Noi tutti questi soldi non ce l'abbiamo, ma soprattutto non abbiamo 1000 persone a cui dare un mazzo. Esatto. E quindi abbiamo utilizzato quest'altro sito, che comunque devo dire che mi ha un po' soddisfatto. Adesso è un po' che mi ci sto abituando. Appunto, adesso passiamo direttamente al dorso, che senza volerlo abbiamo scoperto anche una cosa che aveva fatto Huawei. Sì. Lo vedrete domani, che faremo appunto un effetto, ci sarà appunto l'effetto con Huawei, poi lo spiegheremo. Questo è il dorso, però farò vedere sopra. Vento che è composto, questo come vedete è il nostro logo. Beh, senza... aspetta, non so se... sembra che... come posso dire? Parole due. Che è una foto. Perché è una foto? Che non è un disegno, ma è una foto, da, se lo vedi da vicino. Che praticamente è una foto. Sì, però... se tu lo guardi da vicino è come quando tu trasferisci un'immagine sopra, non so se me ne sto facendo. Tecnicamente è così, però per quello è strano. Cioè secondo me non è stampato. Secondo me non è stampato. Esatto, non è stampato. Cioè a parte che dobbiamo parlare di una cosa. Parliamo della qualità. Questo è un misto fra plastica e tela. Nelle carte tela viene appunto pelato tra virgolette insieme, mentre nella plastica e tela viene proprio stampato sopra. Quindi possiamo dire che magari nella carta a tela viene più definito, quando ha più dettagli, mentre questo qua è un misto fra plastica e tela. Faccio vedere, per esempio, come scorrono. Pure i ventagli, anche da rumore. So fare. Poi, sono molto dure, diciamo. Però, con il tempo, appena le abbiamo prese in mano, erano veramente molto dure, adesso si stanno un po' ammorbidendo, sono sincero. Forse magari con il tempo si ammorbidiscono. Pezzo di sì. Speriamo. E come funziona appunto, Zato.com? Cioè, come funziona... questa idea ce l'abbiamo avuta da inizio ottobre circa. Abbiamo deciso di farlo come speciale a 150 iscritti. Che infatti è questo, non voglio ringraziare tutti i 150, che adesso siamo a 156, oh mio Dio. 57 ne sa. 150 e qualcosa. E ovviamente come speciale natalizio, questo video è uscito il 25 dicembre, quindi tanti auguri a tutti. Auguri di buon Natale. Queste carte noi ci sono arrivate il 4 dicembre. Oddio, è andato fuori fuoco. Queste carte sono arrivate a noi il 4 dicembre e le abbiamo ordinate il 28 novembre, quindi ci hanno messo 6 giorni. 6 giorni. All'incirca una settimana, quindi devo dire che è molto buono, ci hanno messo 4 giorni a produrle. Fra, sono piuttosto così. Ma non devi stare storto quando fai il video. Ma io sono storto! Sì, ma se dici che devi... che... ci hanno messo 4 giorni a produrle e quindi rispettivamente 2 giorni a spedirle. C'è appunto una sezione a parte che poi vi spiegheremo quando saremo su Zato.com il 27, a meno che Matteo adesso non vuole fare un incrocio di... a meno che adesso tu non vuoi mettere un incrocio di schermate per vedere Zato.com. Lo puoi fare veramente? Sì, che lo posso fare. Metti... devo spiegarlo. Aspetta, devo allora mettere a registrare. Sì. Nel frattempo spiego un attimo. Aspetta, no. No, spiego il sito come è fatto. Cioè, non spiego come funzionano le spedizioni. Nel frattempo Matteo prepara, appunto, per farvi vedere come funziona la sezione spedizioni. Vi parlo velocemente di Zato.com. Zato.com. Sì, tu devi andare a mettere. Zato.com. È un sito dove, a parte appunto le carte ottimizzate appunto da... si devi entrare con la mia mail tanto perché per, vabbè no si cazzo entra con la tua è indifferente. Ma perché devi entrare per forza con email? No, volevo vedere. No, no, niente. Non lo so. Per fare la spedì sì, però vabbè, quindi no. Dato.com appunto è un sito dove oltre a fare le carte che sono sponsorizzate dall'USPCC, comunque dalla Bicycle, puoi creare quello che ti pare con la tua immagine. Specifichiamo, non è pubblicità perché non ci hanno pagato, anzi abbiamo pagato pure troppo. Mortaggilo. Cioè, se obiesse, se Dio si aprisse, se decidesse di aprire,
Per esempio, vi viene in mente, che ne so, io ho qua da fianco una chitarra qui, non so, eccola, non so se sopra si è vista. Voglio fare un plettro, una custodia della chitarra, si possono fare anche le custodie della chitarra personalizzate con la nostra immagine, con un'immagine, con il logo del canale? Posso. Prendo, metto l'immagine e me la metterà automaticamente come prova. E se mi piacerà, aspetta, posso... E se mi piacerà, posso appunto comprarle. Oltre a comprarle c'è una sezione particolare che però vi spiegheremo il 27, quindi restate collegati. E prima di che le possiamo prendere. Cioè, tiriamo direttamente il 27. Mm-hmm. Ok. Parte tagliare. Come si fa? A vedere. Cattura finestra. Dove stai? Ma che stai facendo? Ti fermi. Devo mettere il caso di Google. Devi aprire Google intanto, perché sta in background non lo calcola. Ok, ora vado di nuovo cattura finestra proprietà. Lì. Questo? Sì. Yeah! Yeah! Luis Blanc, cat. No. Vabbè. Tanto dovrei mettere questa in piccola la telecamera in grande. Cioè metto il wall centro qui. O almeno usufruisci di questo spazio che abbiamo qui. Ripeto tutto da capo. No. Allora, questo è il sito. Siamo adesso sul sito dazza.com. Tu fai da valletta e esponi. Come vedete c'è, oltre alla sezione delle lingue, ma non c'è l'italiano, tranquillo. No. Vuoi mettere Europa? Che noi vediamo così in euro. Il resto d'Europa. Ok. Appunto, dazza.com noi potremo cercare qualsiasi prodotto che ci pare. Per esempio Matteo cerca tazza, quindi cup, coup. So come si scrive tazza. Eccoci qua, siamo appunto con tutte le varie tazze. Come vedete i costi sono Singapore 6, no. Vai su, Matteo, devi andare su, quelle, lascia queste 4. I costi sono quelli che vedete, non sono pochi, perché oltre a quelli si aggiungono 8 euro di spedizione. E in più, inaspettato, la dogana di ben 25,30 euro. Poi dipende, penso, dal contenuto. È fissa? Sì. Mortacci loro. Cazzo, ah sì, ho fatto la foto, penso. Per il codice sconto se vogliono comprare le carte. Però dopo le vedete 27. Ah, devo vedere dopo. Per esempio, Matteo, apri una tazza di quello che ti pare, che facciamo vedere diverse cose. C'è la sezione edit, come vedete là a destra. Potete scegliere, se no, il colore dell'interno sotto. In ultimo caso le voglio celesti. Anzi, rosa. Io rosa. Le voglio rosa io. Che palle. Perfetto. Possiamo scegliere dimensioni. Può essere adesso, vediamo, 3,20, minchia, un mezzo litro. Che sono però 2 euro in più, quindi lasciamo quella di prima. Che tanto non la faremo sì, mai. Sì, però sì, per fare un esempio. E oltre a questo, vedete, c'è la sezione aggiungi immagine, aggiungi testo. Ah, c'è anche lo stile. Tazza da viaggio. Sei morto. C'è cioè, tazza di vetro glassato. Che significa? È in vetro. È in vetro. Top, bello, mi piace. Beh, mettiamo questo. Mi piace questo. Ah, degli era. Sì. Okay. Stanno solo due immagini, due cose. Mettiamo no. Così. Bello, bello. Aggiungiamo un'immagine. Adesso, appunto, andiamo sulla sezione. Aggiungi un'immagine. Non so se ce l'ho. Vabbè, fa niente. Andrete nella sezione i miei file. Se no, potete andare nel black. Andate, vai su background. A me faccio vedere che ci sono appunto i colori da mettere stand. Se volete fare la monocolore. Rosa. Però come vedete in basso a destra vedete l'anteprima. In basso a destra vedete l'anteprima. Diciamo che non è una cosa migliore lasciarla così. Quindi potete prendere anche vai nell'icone, che sarebbero le emoji. E potete prendere qualsiasi immagine predestabilita. Per esempio potete metterci un delfino. Voglio un delfino. Mettici un delfino. Lo potete ridimensionare, girare, capovolgere, far finta che sta morendo. No, non possiamo. Inguardabile. Oppure, appunto, nei miei file prendete una foto dal vostro desktop e la prendete, la caricate su, appunto, la sezione i miei file. Che cazzo sei, il WWF? Mi sto divertendo, ok? Okay. Cioè, mettici il mouse.
Oddio, però. Detto questo, dovete essere registrati per salvarle e per poi... Non è male. Dai! Su quel rotto, metti il celeste almeno, dato che c'è sta il delfino, mentre che sta nel mare. Ma vedi che è già meglio, mi piace di più. La facciamo. Col cazzo! 25 euro di dogana li paghi tu. Tu 25 euro di dazza, 8 euro di spedizione. Fa 150 euro. Ah, non è male però. 50. Ci sono cose carine. No, guarda che... Poi volendo potete mettere il testo. Ciao, cioè vuoi salvare il tuo lavoro? Fatto. Hai fatto e andato a cliccare, aggiungi al carrello. Vai un attimo nel tuo basket. E come vedete in basso a sinistra, da questo punto dove stiamo in sommata, c'è il promo code. Di solito ci sono dei promo code già prestabiliti da questo sito. Vai un attimo su Matt. Per esempio, vedete adesso scritto sotto il 60%, scomparso, su alcune cose. Se no, adesso non è vero. Se no, vedete il 27 che ci sarà un codice nostro che potete usarlo una volta, quindi il primo che può lo userete, per acquistare quello che volete. Specialmente una cosa che vi parliamo sempre il 27. Una volta fatto questo, vabbè, registrate, potete dare check out, potete essere con PayPal, con carte Visa, cose varie. Vi famo vedere il nostro... La nostra pagina... No, il 27. Ah, ok. Il 27, cazzo. Detto questo, poi appunto, fate... Procedete col checkout, PayPal, Visa, Mastercard, non mi ricordo più che cazzo c'è. Vi farà un attimo... Fai un attimo, per esempio, procedere al checkout, così. T'ho a posto? Beh, entra un attimo. Vuoi mettere il mio? Me lo facciamo prima che già so di solo tutto quanto. Bello, qui mi sembra appunto. Ah, perché non la calpa, è un'altra pagina. Meglio. Tanto è già fatta. Già. Voilà. Ok. Metterete i vostri nomi, il vostro cognome, la vostra città, il vostro indirizzo. Che adesso Matteo mettere il vostro paese anche. Non mettere. Devo mettere. Non mettere niente. No, 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 vai un attimo giù. Una volta fatto, cliccate su continua e vi andrete direttamente al pagamento. Scegliete il vostro tipo di carta, mettete nome, indirizzo e cose varie. Nome, indirizzo, nome a chi testa della carta, cose varie che si mettono quando fate un pagamento online. E poi è finito là. Vi verrà poi un link dove potete cliccare e vedrete il processing of your order. Noi stiamo parlando delle vostre carte, delle nostre carte. E dal 28 al 4, quindi pochi giorni, diciamo un giorno hanno ricevuto la richiesta, poi in tre giorni l'hanno prodotta e in due giorni sono arrivate. E... Oh, con due secondi che sono state qua sotto, già si sono ammorbidite. Vedi che l'umidità. Mi ricordo, secondo me l'umidità. No, ok. Appunto, parliamo un attimo del dorso delle carte. Che. No, non lo dovevo dire. Come adesso vedete, c'è scritto Cybermond Now, 25% di sconto. E comunque non fanno schifo. Lo sfondo è fatto appunto dai due nostri loghi. Poi metterò una cosa rosso. Almeno si vedrà. Esatto. Mai. E uno sfondo rosso con, diciamo, un doppio bordino, uno bianco. Però sarebbe stato figo se si potessero modificare anche gli assi, e i jolly e la scatolina. Se vuoi pagare 150 euro, vuoi. Non è vero, non puoi. Vabbè, qua posso stoppare. Sì, sì. Detto questo, il video per me può essere mio. Mi voglio mettere a dire qualcosa sulle nostre carte. Che se ordinate da questo sito, le carte appunto vi arriveranno un po' plastificate, un po' telate, e per farle non scorrere ovviamente come tagli, però per ammorbidirle un po' lasciatele fuori dalla scatolina in un... Le lasciate fuori dalla scatolina in un posto freddo e umido. Io per esempio l'ho lasciata tutto ieri pomeriggio che sono stato fuori casa davanti alla finestra. Sono tornato, adesso scorrono di più del quando l'avevo messa. Io invece l'ho lasciata oggi qua di sotto in garage e già sono più morbide perché qui c'è molta umidità. Però la cosa, io faccio uno spring, in teoria le carte si dovrebbero piegare così, si piegano al contrario. Fate che sto sotto. Si piega questo lato qui, si piega questo qua in basso, è vero, si piega questo qua in basso. Non so, vabbè. Niente.
questo video è finito, noi vi ringraziamo per la visione, siamo molto contenti di aver creato appunto questo mazzo, ovviamente auguri a tutta la famiglia, se lo state vedendo andate dalla vostra nonna, auguri nonna, non si sa mai, magari la nonna ci segue, basta. Niente, non vi ringrazio la visione, quello fatto, iscrivetevi, lasciate un like, commentate con il video, se passate in descrizione dei nostri profili Instagram e ovviamente l'indirizzo per arrivare su dato.com per appunto fare acquisti con le vostre immagini, tutto quello che volete. Oggi mi fate la tazza, ma come dicevo c'è il plet, la custodia, c'è la carta per imballare i regali, che ormai è troppo tardi, adesso il 25 dicembre, per Natale prossimo. Oppure che ne so, facciamo un esempio, aspetto, una maglietta, potete fare le magliette, potete fare i pantaloni, le scarpe, il cappello, perché stai su YouTube. Perché mi buon Natale sta così, non c'è altro mezzo. Buona festa, beh. Copyright ci arriva adesso. 25 dicembre. Se stai caldo da oggi. Ancora l'ansia che sale. Non mi vuoi che ci stregano nel video, quindi questa parte la puoi anche togliere. Do mano a l'editing qui, poi fai quello che vuoi. Non è che sono un mago dell'editing. Noi ringraziamo la visione. Prossimo. Bello. Muove pure quella sopra, falla adesso.